Ciao a tutti! Oggi sono venuto ad Alserio, in provincia di Como, per fare il giro del lago di Alserio. E adesso ve lo faccio vedere insieme a me. Oh yeah! Come vedete il kayak è ancora sgonfiato, ma intanto vi dico che questo lago è lungo 2 km e 100 metri ed è largo solo 850 metri per un perimetro di 5 km e 300 metri. Molto piccolo, ma molto bello, soprattutto faunisticamente e naturalisticamente. Si dice che il nome Alserio, che è il nome della città che dà il nome al lago, derivi dal celtico ser, che significa acqua. Storie locali narrano che l'imperatore Federico Barbarossa, mentre fuggiva verso Montorfano dopo la sconfitta di Tassera o Tassera, a dire il vero non lo so, del 9 agosto 1160, a causa della densa nebbia si perse tra i canneti attorno al lago e fu salvato solo dall'intervento dello scudiero. E come vedete i canneti sono molto fitti, anzi ci sono anche alcune parti di costa irraggiungibili perché ci sono davanti tutte queste piante acquatiche, ninfee, che stanno iniziando a fiorire adesso, ci sono i boccioli che si stanno aprendo adesso. Sempre tra questi canneti si nascosero i principali responsabili dell'uccisione di Giuseppe Prina, che era il ministro delle finanze del regno napoleonico, avvenuta a Milano nel 1814 durante una sommossa. E in effetti qui tutte le coste sono ricoperte di canneti impenetrabili. Come gli altri laghi della Brianza, anche il lago di Alserio aveva l'obbligo di fornire un determinato quantitativo di pesce alla pescheria del mercato di Milano ogni venerdì durante la Quaresima, questo nel Medioevo e poco dopo. Dal XIII al XV secolo il lago di Alserio doveva fornire circa 90 kg alla settimana, che non era poco. Dopo numerose proteste dei pescatori, nel 1402 un decreto del duca Gian Galeazzo Visconti convertì l'obbligo di rifornire il mercato con quello meno gravoso di rifornire le corti ducali di Milano e Pavia, che lo stesso però non era poco, Questo decreto restò in vigore fino al 1518, quando il maresciallo francese Lautrec ripristinò l'obbligo precedente. Comunque, come vedete, qui c'è una pace totale. Le coste sono tutte alberate, boscose, non c'è una casa attorno che disturbi, non c'è una strada che passa, anche perché l'unico paese veramente vicino è Alserio, quello lì in fondo da dove sono partito, che però è un paesino di solo 1000 abitanti, poco più di 1000 abitanti, e lì in basso, dove c'è quella casetta sul fiume, è dove arriva il parco, che è l'unico punto dove davvero la città arriva al fiume, il resto è tutto all'interno. Quindi è bellissimo, c'è una pace, una tranquillità
assoluta. Che bello. Ogni tanto lungo la costa si trovano anche queste ville isolate, sperdute in mezzo alla natura. Che bello! Nei dintorni del lago si possono trovare numerosi edifici storici, ville, casolari, lavatoi e costruzioni medievali. La navigazione è permessa esclusivamente a remi, a vela e motore elettrico, perché il lago è alimentato prevalentemente da delle rocce piccole stagionali e altre piccolissime, ancora più piccole sorgenti. E l'unico emissario è un torrente che sfocia poco dopo nel Lambro, e quindi il ricambio d'acqua è molto lento. Come vedete, la corrente mi sta portando in mezzo alle canne. E comunque questi fattori del ricambio d'acqua lento e di pochi affluenti così hanno contribuito a formare l'habitat ideale per tanti animali, sia di terra che di acqua, tipo volpi, ricci, rospi, bisce, cigni, gallinelle d'acqua, aironi e numerosissime piante lacustri. Infatti, vedete, oltre alle canne ci sono tutte le ninfee che purtroppo non sono fiorite, però immaginatevi che spettacolo, tutte queste distese qui, se fossero tutte fiorite, sarebbe bellissimo. Qui circa a metà della sponda sud c'è questo approdo che però è per battelli grossi. Non saprei cosa potrebbe essere. Disperso in mezzo a niente, in mezzo alla natura. Però vedo che qui ci sono le ninfee fiorite, quelle bianche. Che belle. Il 15 novembre del 1984 è stata istituita la riserva naturale del lago di El Serio, che comprende tutta la parte orientale del lago e che è la zona più naturalisticamente conservata e interessante, che è questa qua. In effetti, che bello! Ninfee. Vabbè, che qui stanno fiorendo perché sono un altro tipo di ninfea, però è tutto boschi, foresta di qua. Che bello. È bellissimo. E c'è una pace che non vi dico. Anzi, sto zitto e vi faccio sentire. E in poco più di mezz'ora, 40 minuti, sono arrivato alla fine del lago, da dove esce il torrente, lì in fondo, quello che poi sfocia nel Lambro, perché qui dietro a questi canneti, a queste paludi, poche centinaia di metri più in là, 1 o 2 chilometri al massimo, c'è il lago di Pusiano, che è quello che vi ho fatto vedere settimana scorsa.
E allora procedo lungo tutta l'altra sponda, fino a tornare ad Alserio, che è lì in fondo. Oh yeah! Certo che è proprio bellissimo sto lago, c'è una pace. Certo che cambiando sponda del lago il panorama non cambia, è sempre natura, canne, boscaglia e tantissime ninfee, di cui stanno fiorendo tutte. Che bello! Mentre la sponda che ho visto prima era tutta dritta, questa invece è piena di conche, piccole baie così, sempre piene di canne, però dove tantissimi uccelli fanno il nido. Purtroppo non riesco a riprenderli perché prima che arrivo scappano, però il posto è davvero bello. Purtroppo devo fare in fretta a finire il giro perché di lì dalle montagne sta venendo giù brutto tempo, ci sono dei nuvoloni che non mi piacciono e stare in mezzo all'acqua con la pioggia non è divertente. Qui addirittura ci sono i pratoni di ninfee dove proprio non si può entrare. Bellissimo. Però purtroppo, come ho detto prima, devo fare in fretta perché si sta alzando anche il vento. Ai ai ai, peccato. Da questo lato ci sono meno boschi e meno colline, è tutto più piatto, però è bellissimo lo stesso. Anche qui pace e tranquillità, e le case più vicine al lago sono quelle lì in fondo. Non si sente un rumore, che bello. Procedendo poco più avanti c'è anche un piccolo porto con dietro un parchetto, che bello. E cigni e anatre, wow. Sono quasi arrivato, ma mi fermo un attimo, sebbene la corrente mi riporti dall'altra parte, perché si è alzato il vento. È vero che porta via nuvoloni brutti, però sto facendo anche una fatica a remare, a tornare indietro. Ma fa niente, non mi interessa niente della fatica. Stare in un posto così bello vale tutto, altro che fatica. Oh yeah! Ed è come ritornato dal serio, quello lì è il molo da dove sono partito, quello del parco coi giardini a lago. E adesso ci ritorno, oh yeah! Bene, abbiamo visto insieme questo lago, molto piccolo ma molto bello, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Continuate a seguirmi e iscrivetevi al mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi al mio gruppo su Facebook Urbex and Mystery e ci vediamo al prossimo viaggio. Oh yeah!